Eccoci qua. Mi sono accorto della prima ingiustizia quando ero da mia nonna materna, perché i miei genitori sono andati a lavorare in Piemonte, credo, in Piemonte. Facevano le pulizie nello stadio, qualcosa del genere. E lì ho notato la prima ingiustizia. Ho notato che non mi trattavano come trattavano mia cugina, che aveva la mia stessa età. E mi sentivo umiliato. Mi sentivo umiliato del come si approcciavano a me. Non mi amavano, non sentivo l'amore. Mentre invece sentivo l'amore di mia nonna paterna. L'ho sempre sentito il suo amore. E al di là della mia famiglia, solo il suo amore io ho sentito, e già da quando ero piccolo, che poi si è manifestato sempre. Io ho sempre sentito che lei mi amava. Me lo trasmetteva con la voce, con le parole, con gli abbracci, come mi parlava, si capiva che mi amava. C'era solo lei. Poi passa il tempo e ci spostiamo in Piemonte con tutta la famiglia, anche di mia nonna e di mio nonno, e andiamo a vivere in una cascina dove si lavorava la terra, e finalmente abbiamo potuto mangiare, non avevamo più il problema della sopravvivenza del cibo. E le cose sono andate avanti fra alti e bassi, passando da una cascina all'altra, da un paese all'altro. Ho visto un sacco di paesi, perché mio padre e mia madre, quando non funzionava bene una cosa, non dimenticate che mio padre era un dominante, e quindi se qualcosa non gli quadrava, lui andava via, non combatteva. Invece di fermarsi lì e rodersi il fegato e dire: ma va a farti friggere, e lui prendeva la sua motoretta, andava a cercare un altro posto, e poi tornava la sera e diceva: Alberina, l'ho trovato. E poi allora gli raccontava tutto, com'era la cascina, quello che davano, eccetera, eccetera. Come due bambini, i miei genitori. Sì. In 448 mia madre preparava gli scatoloni, come si diceva, e dopo qualche giorno eravamo pronti a fare il trasloco da un posto all'altro. È stata come se fossimo dei girovaghi in mezzo al mondo. E a questo punto io sono obbligato a chiedermi perché ho scelto questi genitori. Prima di tutto per le caratteristiche genetiche, e poi, e poi perché loro, essendo dei girovaghi, mi hanno dato la possibilità di conoscere un sacco di situazioni, un sacco di gente, di culture diverse, mentalità diverse, esseri umani diversi, dalla pianura alla collina, da un paese all'altro, bambini diversi, regole diverse. Quante notizie sono entrate dentro di me semplicemente perché i miei genitori cambiavano casa spesso, e spesso vuol dire spesso, Delle volte si trattava di 15 giorni, delle altre volte 3 mesi, delle altre volte 6 mesi, ma noi eravamo. Mia madre quasi quasi non disfava più gli scatoloni. Però io ne avevo bisogno, perché per me era sempre un'avventura quando loro cambiavano casa. Io ero felice, porca miseria, non vedevo l'ora. Nuove avventure, nuove scoperte, porca miseria.
Ma accade così a tutti i bambini? O c'è qualcuno che piange quando se ne va da quel luogo? Perché io ho anche sentito queste cose. Qualcuno che soffre quando si allontana da un luogo. Porca miseria, perché io non ho mai sofferto? Eppure c'è stato un anno, cioè c'è stato un periodo in cui siamo stati 3 anni in un paese. L'ultimo, perché dopo siamo passati da contadini a cittadini. Olè. Ma anche quella volta lì, anche se avevo passato 3 anni lì, avevo degli amici, avevo un amico, un vero amico, dove ci sono state delle esperienze fra me e lui incredibili che mi hanno fatto capire delle cose. Un amico importante nella mia crescita, cose che non mi erano mai accadute, cose che hanno partecipato a far crescere la mia coscienza. E penso che anche a voi siano accadute le stesse cose mie, forse magari le avete perse di vista o non le avete mai osservate con determinati occhi. Forse questi video, forse non servono semplicemente per raccontare la mia vita, ma potreste utilizzarli per conoscere la vostra di vita, poter usare i miei input per conoscere voi stessi. E nel prossimo video parlerò di questo rapporto con questo mio amico, Giuseppe Raiteri, Fabiano di Solonghello, provincia di Alessandria. Dovevano essere gli anni 58, 59 e 60, in quel periodo lì.